A mettere fine alle polemiche ci ha pensato il sindaco di Trissino, Davide Faccio. La vicenda dei tre presunti lupi in giro per il paese ha creato molto scompiglio, suscitando reazioni sopra le righe alla luce dei fatti inadeguate da parte del consigliere regionale Gio Formaggio, Fratelli d'Italia, costretto a cancellare un post su Facebook in cui inneggiava il piombo verso i lupi. Da ieri, aveva spiegato domenica, stanno girando sui social e sui giornali foto con tre presunti lupi. Voglio tranquillizzare tutti che non sono lupi, bensì cani che sono scappati da una casa. Convocheranno nei prossimi giorni il proprietario di questi cani affinché ciò non succeda più, anche perché non è la prima volta che succede, ed essendo cani appartenenti ad una razza pericolosa, sicuramente vederli girare soli senza museruola per il paese non è il massimo della sicurezza. Si trattava di tre cuccioli di cane, lupo cecoslovacco, sfuggiti a un allevatore, scambiati per lupi e le cui foto erano diventate virali sui social. E a rinanciarle in particolare il consigliere regionale veneto di Fratelli d'Italia, Gio Formaggio, denunciato il 22 agosto dagli animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali Ambiente. Formaggio inneggiava a sparare ai lupi, accompagnando le foto dell'apparizione a Trissino con ritratti di Cappuccetto Rosso e frasi: vorrei che qualche animalista se li trovasse in casa. Ricordare la favola di Cappuccetto Rosso farebbe bene a qualcuno. Unica soluzione: il piombo. La denuncia è stata presentata per istigazione al maltrattamento e uccisione di animali in violazione dell'articolo 544 del Codice Penale. Una figura di sterco, quella fatta dal consigliere regionale del partito di Giorgia Meloni, avevano spiegato gli animalisti di Aida, che se esistesse andrebbe denunciato per la sua pericolosa incompetenza in tema di animali e di chi non sa distinguere lupi da cani. L'associazione, oltre alla denuncia, ha annunciato che si costituirà parte civile in un eventuale procedimento.